Allora, ho deciso che questa la farò. Ciao, innanzitutto, sono Stefania. E sto per spacchettare alcuni profumi. E siccome sta girando questo video subito dopo il video che ho già pubblicato, spero, e magari sistemo un attimo queste due cose. Prendo i pacchetti che ho davanti a me e li annuso per la prima volta con voi. So già che alcune fragranze renderanno meglio con il tempo, infatti sarà una prima impressione e vi aggiornerò tra un po' quando le fragranze avranno un po' macerato, quando le proverò anche con una temperatura diversa perché sono fragranze importanti. E a tra poco. Ecco, allora ho sistemato tutto, sono pronta con la forbice, sono minacciosa. Allora, vediamo cosa aprire. Allora, per prima aprirò un piccolo 20 ml che volevo, giusto provare anche perché non c'era la versione più grande e non so se comunque avrei speso i soldi per prendere la versione più grande perché ultimamente mi piace anche solo fare l'esperienza di sentire cose nuove e farmi una mia opinione, anche se è un po' in contraddizione con il fatto di prendere altre fragranze. Lo so, è una malattia. Si tratta di la Tafa Pride Ishkalshuk Gold e ne ha parlato anche Stefania, vi lascio magari il canale. Andate a sentirla perché è veramente molto brava. Ok, questi sono solo 20 ml, eh. Questa è la confezione un po' bruttina, dobbiamo dirla. Anche l'originale, allora, mi piace perché comunque ha, non so come si chiami questo strumento, e ha un qualcosa di riconoscibile della cultura. Tendenzialmente non amo i packaging troppo strani, non troppo strani, non troppi ghirigori. E sì, che a me il kitsch piace, in realtà. Quindi ora ho le mani piene di vaniglia, non so dove spruzzarmelo. Vediamo. Qua. Potrei prendere delle mugliette effettivamente. Non so neanche cosa abbia dentro. Vediamo assieme. Ishq al-shuk. Ishq al-shuk. Ok. Non lo so se ho fatto bene a non prendere. Non lo so. Fatto cadere tutto. Io sono quella delle pose strane mentre annusano, perché una volta mi sono accorta che annusavo sul gomito. Poi mi vedo tutta truccata così, mamma mia quanto sono goffa. Ok, non mi fai impazzire. Pensavo qualcosa di più dolcino, vediamo cosa dice Fragrantica. Su Oriental Dream costa 40 euro. Ok, leather. Mi ha aperto fragrantica.com, ma vabbè. Ok, caramello zafferano. Al centro abbiamo pelle scamosciata, pelle e fava tonka. Note di base vaniglia, ambra, muschio, anche se Fragrantica spesso non scrive le note giuste. Ci fidiamo. Ok, sì. Sento un po' di pelle molto e anche un po' di zafferano. Non dà però quella nota metallica che di solito dà lo zafferano. Ok, beh, meglio che non abbia preso il 100 ml perché non mi sconquinferà. Diciamo che l'ultimo del quale ho pagato anche un po' di più e sono un po' più entusiasta, lo apro appunto per ultimo. Il famoso Ministry of Oud Satin che dovrebbe essere
molto simile a Unsettled Mood di Francis Gurdjian. Ne ho parlato un sacco anche lo scorso anno, è da tanto tanto che lo punto, anche gli altri di Ministry of Wood, ma ce ne sono talmente tanti e la lista si allunga e mi viene male perché non ho bisogno di tutti questi profumi, disse lei scartando nuovi profumi. Scusate, questo video è un po' così, è un po'... ma sì, chi se ne frega. Beh, allora, la confezione è molto bella, è anche un po' damascata. Devo dire che questo è il mio primo profumo di Paris Corner, tra l'altro. Al logo, anche il batch code, ok. È stato fatto quest'anno a marzo, quindi indubbiamente dovrà macerare un po' appena spruzzato. Cercherò di non fermarmi alle prime impressioni. Ok, pesantissima. Presentazione, beh, allora ci sanno fare i medio orientali con le presentazioni. Ok, il tappo ha il logo specchiato, il colore del succo è scuro, ha una punta di verde, che però non si sì, marroncino verde. Dove lo spruzzo che io non ho? Sulla scatola, che sono piena di vaniglia. È che su. Farò vedere le gambe. Ma sì, dai. Vabbè, io so così, eh. Beh, vabbè, io faccio tutta quella truccatina messa a posto e poi chi se ne frega. Ok. Ma che buffa che sono. Buono. Ok, sento molto rosa. Sento un profumo molto alla rosa, non dolce come mi aspettavo effettivamente. Lo spruzzo anche sulla scatola, dai, che mi sento veramente molto scema. La scatola sarà che è il cartone, ma esce anche un po' più lud, che è molto leggero in realtà. Buono. Ah, ci hanno scritto Paris Corner, non si vedrà mai. Anche sull'atomizzatore. Ottima atomizzazione. Ok, gli devo dare un po' di tempo questo, mi sa, per macerare. Ok. Mi ricorda un po' Velvet Wood di Jenny Glow, che è della Sterling, sempre arabo, e riprende Velvet, non mi ricordo il nome, vabbè, un profumo di Jo Malone. Io ho fatto anche il video. Prossimo. Allora, ho già Badè al Oud. Quindi Oud for Glory, e ero indecisa se prendere un altro profumo alla rosa. Ne ho già un po' adesso di profumi alla rosa, 1, 2, 3, 4, 5, almeno 5, almeno, che ora ricordo, però devo sentire. Vabbè, che video strano. Va bene così, guardate la presentazione di Lattafa, sempre pazzesco, è esattamente come la scatola di Badè al Oud. E questo? Questo non c'era però. Ah! Wow! Questo non c'era sull'altra scatola. Hanno messo un cartoncino vellutato con gli ingredienti, le note, il logo esterno. Bergamotto, pepe rosa, rosa turca, rosa bulgara, vaniglia, ambra, oud. Questa
sapevo già. Vabbè, la boccetta è uguale identica a Oud for Glory. Ok, questo già mi piace. Ah, già lo sento. Dove me lo spruzzo? Qua. Sì. Sì. Oh. Ok. Ok. Ah, qualcosa che rimanda anche a Oud for Glory. Questo dovrebbe essere un dupe di Atomic Rose di inizio. Meno veritiero di quanto è invece Oud for Glory, che riprende Oud for Greatness. Buono. Buono, buono. Questo già mi ha... Questo già mi ha convinta. Buonissimo. Una con la rosa, allora qui vedo, ho sentito una rosa un po' più pungente, un po' una rosa rosa. Qui c'è l'idea di una rosa rossa. In profumeria non vengono mai utilizzate le rose rosse, le rose che vengono utilizzate sono la rosa di Taif e la rosa bulgara, che sono rose rosa, ma è l'idea. Questa è più dolce, velutata. E si sente l'oud, un oud che non sa di stallatico. Ci tengo sempre a farlo sapere. È buonissimo. Questa secondo me è molto divisiva, come lo può essere Oud for Glory. Bello, bello, bello. Dove le metto tutte queste scatole? Non lo so. E l'ultimo... Che allora è di Lalique. Ho già Noir à l'extrême, Encre Noir. E ho il profumo marchettizzato da donna. Vabbè, questo anche marchettizzato da uomo. Sapete che a me queste cose non interessano. Ed è appunto marketing. E, allora, questo profumo era destinato soltanto al commercio in Medio Oriente. E, era venduto nei negozi fisici solo lì, un po' di anni fa, e soltanto nel sito di Lalique. Guardate la scatola. È un ombre noir. E... Poi qualche negozio online era riuscito ad averlo, lo vendevano online e poi è sparito, è completamente sparito. Il prezzo è più alto di quello degli altri Lalique che possiedo, nel senso che nel sito l'ho trovata a 123 euro, ma anche gli altri stessi di Lalique nel sito costano di più. Anche nelle profumerie fisiche costano di più. Intanto mi vengono queste zaffate di rosa, buonissimo. Ta-da! E così ho completato... Ho il quartetto cubico, anche se questo tappo è tondo. Sono molto emozionata, perché si pensava fosse discontinuato. In realtà Lalique ha sempre continuato a produrlo, ad averlo nel sito. E... però c'erano voci che dicevano insomma che sarebbe stato discontinuato. Andiamo, non so dove spruzzarlo, non so, c'è un po' di vaniglia, ma faremo qua. Scusate, sì, oggi sono un po', non è solo oggi, sono sempre così. Video verità. Ok. Ho anche il ventilatore spruzzato verso di me, quindi... Ok, hai un'apertura
questo I'm watering, come si dice in italiano? sto salivando. È in apertura la nota di fico. Una punta di menta. Questo ha sicuramente anche questo bisogno di macerare. Il tappo ha anche il logo. Vediamo. Ombre noir. Ombre noir. Magari è super noioso questo video, però... Ok. Ora si sentono le spezie, cognac. Buonissimo. Tabacco. Sto salivando. Ma questo è perché sono emozionata. Allora, sì, foglie di fico, menta, bergamotto, tabacco, foglie di tabacco, cannella, papiro, cognac, mirra o libano, legno di cedro e fava tonka. Questo è meraviglioso. Questo è... No, non posso spingermi nei commenti ora, perché devo lasciarli un po' macerare. Fa anche un bel click. Ok, bel colore. Mi sono sentita ovviamente recensioni. Forse c'è qualcosa in italiano, non ricordo. Però sì, non è molto comune come gli altri encre noir. Vi farò sicuramente un video apposito e grazie di aver visto anche questo video un po' sgangherato. Ci vediamo la prossima volta, vi leggo molto volentieri, fatemi sapere se avete qualcuno di questi profumi, soprattutto se avete altri di Ministry of Oud, perché ce n'è qualcun altro che mi attira. Ma sento pareri discordanti. Questi sarebbero estratti di profumo. In realtà sento dire che comunque non durano come degli estratti di profumo, ma che sono più trasparenti e leggeri. Non è un problema per me. Ma sono in difficoltà nel scegliere, cioè non andrei su quelli molto safe. Mi piacerebbe poter scegliere quello che sa da Luxor di Zerjof, Thailand, Oud, qualcosa del genere. Però anche molta paura, perché molti dicono che insomma sappia molto di stalla. E per carità, io sono sicura che riuscirei a mettere anche quello. Però, boh. Magari se qualcuno ce l'ha me lo scrive. Fatemi sapere anche se conoscete Badial Oud Amethyst, se avete Oud for Glory e se avete visto che è uscito il terzo di questa linea, che è Sublime, che non c'entra assolutamente con l'Oud, ma che pare essere un dupe di un profumo con un twist, non è proprio uguale, ha un twist, un profumo che riprende un po' quello alla mela caramellata di Caiali. Bene, mi fermo perché altrimenti qua vi svelo tutte le mie goffaggini. Ciao, a presto!